Gli imputati erano stati fermati 5 anni fa nell'ambito dell'operazione Terra Mia ed erano accusati di corruzione. L'indagine aveva accertato un giro di mazzette per l'ottenimento di autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Nel dettaglio sarebbero state pagate tangenti che non consistevano soltanto in mazzette, ma anche in regali come mega televisori, viaggi e persino escort. Adesso la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio le condanne dell'architetto Gianfranco Cannova, funzionario dell'assessorato regionale al territorio, e del titolare della Oikos, Domenico Proto, che gestiva la discarica di Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania. Cannova, in primo grado, era stato condannato a 9 anni, pena che in appello era stata ridotta a 7 anni. Proto era stato invece condannato in primo e secondo grado a 6 anni di reclusione. Confermata la prescrizione in appello per i fratelli Nicola e Calogero Sodano e Giuseppe Antonioli, amministratore delegato della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea in provincia di Messina. In primo grado erano stati condannati a 4 anni ciascuno. Per Proto e Cannova, i giudici della Suprema Corte hanno accolto la tesi degli avvocati, secondo i quali i reati erano prescritti.